buongiorno a tutti. Rieccoci al nostro appuntamento con i libri, con gli scrittori, con le loro storie all'interno del nostro contenitore Kaleidoscopio. Oggi parliamo di un genere che ispira molto quelli che sono i giovani e i nuovi autori, che è il genere fantasy. Abbiamo avuto elementi di fantasy molto noti, grandissimi scrittori, da Tolkien a Lewis, a altri che si sono cimentati in questo, ma il fantasy attira anche molto chi prova a scrivere per le prime volte, chi prova a inventarsi questi mondi fantastici, favolosi, spesso attingendo a vari ambiti di fantasia per trovare un po' le ambientazioni giuste. Oggi ne parliamo con un autore, un giovane autore, Alistair Tinker, che è lo pseudonimo di Andrea Bugatti, col suo libro Celestia Tales, perdonatemi ma la mia pronuncia non è proprio perfetta, che è il primo di una serie, non sappiamo ancora di quanti, lasciamo all'autore il dubbio, ma vediamo di cominciare subito a parlare di questo libro. Andrea, grazie di essere qui con noi. Grazie per avermi invitato, soprattutto. Allora, Celestia Tales, è questa la pronuncia corretta? Esatto. Ok, e di cosa tratta questo libro? Allora, come hai già detto tu, è un fantasy e le tematiche possono, diciamo, variare a seconda dei protagonisti, perché all'interno del mio libro, come cita la stessa prefazione del narratore onnisciente, la storia non è mai fatta solo da uno, è fatta da tanti personaggi che lo correlano. Io valuto la storia da diversi punti di vista, di conseguenza ogni personaggio ha una sua particolare valenza. Il protagonista che segue, diciamo, il filone principale dell'eroe, ma anche i suoi, diciamo, seguaci e altri gruppi sempre di protagonisti che però hanno anche loro i loro motivi per comportarsi in un determinato modo, perché si comportano così, come mai devono in certi casi comportarsi così. Quindi ognuno ha una diversa valenza. Il protagonista, come ho già detto, segue il filone dell'eroe normale, l'eroe classico che deve raggiungere il suo scopo. Altri che invece possono rappresentare, come uno dei personaggi all'interno del libro, può rappresentare, come hai detto tu, gli adolescenti, i giovani d'oggi che vogliono inseguire i loro sogni in qualche modo, pur tuttavia restando con i piedi per terra e dovendo seguire anche le responsabilità. È un fantasy diverso da quelli che hanno quelle ambientazioni pseudo medievali variamente articolate. Tu ci metti dentro anche un po' di tecnologia, ci metti, sì, dentro. Sì, esatto, mi ispiro allo stile dello steampunk, o quantomeno dire mi ispiro proprio a larghe vedute, perché lo steampunk è un altro tipo di genere. Comunque sì, fondo le tematiche del tempo medievale con macchinari un pochino più futuristici, ad esempio ci sono determinate macchine come le automobili o come gli smistamerci o cose di questo tipo, macchine comunque che sono sì piuttosto futuristiche ma ambientate comunque in un'epoca prettamente storica, non, magari non considerabile medievale, almeno per il primo sì. Per i successivi, comunque, prendendo a vigore altre culture, come può essere la cultura asiatica, la cultura persiana, la cultura russa o cose di questo tipo, farò un buon minestrone di tutto e vedremo che epoca effettivamente salterà fuori, o soprattutto se si potrà parlare veramente di epoca. L'hai già detto, l'hai già citato, il fatto che ci saranno altri libri, in realtà anche questo come sottotitolo riporta arte, guerra, gloria e pace, e questo è il primo libro dell'arte. Esatto. Quindi, ha ragione, dovrebbero essercene ancora altri tre, che il secondo è in lavorazione insieme ad una revisione del primo, esatto. Ma visto che in molti si sono cimentati col genere fantasy, ma gli spunti del fantasy vengono da molto. Tu hai una formazione diversa, una formazione di tipo artistico, di tipo teatrale? Sì, ho studiato al liceo artistico di Brescia, quindi a livello di manualità io molto spesso, soprattutto a livello di storia, mi ritrovo a dover disegnare determinati momenti o i protagonisti stessi per avere quantomeno un'idea di come devono esserle. Perché molte delle persone che hanno letto il mio libro mi hanno detto che descrivo particolarmente bene, sembra proprio di avere l'immagine del personaggio. Altri invece mi hanno riferito che questa cosa può lenire un attimino, perché dicono descrivi addirittura fin troppo, depauperi il lettore della propria fantasia, cioè gli fai vedere solo quello che vuoi vedere tu.
Io però come autore dico chi se ne frega, il libro è mio, potrò fare un po' quello che voglio, no? No, visto che sostieni in realtà molto la fantasia del lettore, mettiamo così, guidandola, incanalandola. Esatto, lo stesso disegno della copertina è una mia creazione. All'interno invece ci sono disegni che sono stati, diciamo, ho pensato a quali potevano essere, ma poi ho, diciamo, chiesto a una mia amica di poterli realizzare, perché lei ha una manualità molto diversa dalla mia. Io ho un genere molto più grafico, che ricorda anche molto i fumetti giapponesi, i manga, ma lei invece ha uno stile molto più reale, più realistico, quindi mi sembrava più adatto. Stili diversi nel disegno, stili diversi nella narrazione, ma anche stili diversi in quelle che sono le ispirazioni. Quali sono state un po' le fonti di ispirazione? Da dove nasce l'idea di scrivere un fantasy? Allora, sin da piccolo, avendo avuto sempre determinati, diciamo, problemi di salute, mi sono sempre avvicinato al mondo della televisione, quello dei cartoni animati soprattutto quelli che trattano magia, creature fantastiche, mondi immaginari, quindi sono praticamente cresciuto con questo tipo di pane. Non avevo la PlayStation, quindi dovevo sfogarmi in qualche altro modo, insomma. Comunque, sin da piccolo, strano a dirsi, non sono un bravo lettore. Non sono tanto una persona che va a leggere le cose per poi strutturarle. Non leggo molto libri. Faccio più che altro molte ricerche riguardanti appunto a creature mitologiche, soprattutto i miti. Quelli mi sono stati molto d'aiuto, ma anche le stesse favole, fiabe nelle versioni originali possono darmi spunto. Poi, come hai detto tu, altri stili sono stati quelli dei videogiochi. Siamo in un'epoca in cui, come ho già detto, il mio miglior amico viveva di pane e PlayStation, per cui mi sono detto vediamo di prendere un po' spunto anche da questo tipo di realtà. Ed effettivamente, sotto certi punti di vista, all'interno del mio libro, almeno non del primo, ma della revisione che subirà e soprattutto del secondo, ci sarà anche la tematica dei videogiochi, quantomeno revisionata alla mia maniera, secondo quella del libro. Quindi qualcosa che decisamente diventa contemporaneo, diventa un qualcosa che tocca anche il nostro modo di vivere. In effetti, al di là del percorso di formazione di uno dei protagonisti, il percorso di crescita, ci sono elementi anche di analisi contemporanea e anche qualche critica, qualche aspetto alla società o anche alla religione all'interno del libro. Sì, sì, questo è vero. Diciamo che l'occhio critico è caduto soprattutto su quest'ultima. Non tanto perché ho l'animo del guerrafondaio contro le religioni, ma per il fatto che, diciamo, è la più inflazionata, diciamo, di cui poter parlare male. All'interno del mio libro, infatti, esiste questa nuova religione, a cui infatti l'ho chiamata proprio nuova religione per non dare adito a nessun tipo di critica, che però, come è successo con la nostra attuale religione cattolica, arrivando nel mondo ha estromesso le antiche tradizioni che c'erano e si è sostituita. All'interno del mio libro succede praticamente la stessa cosa. È curioso il fatto che tu, che hai una formazione artistica, abbia dedicato all'arte il primo dei tuoi libri, non alla guerra e non al... abbia proprio voluto cominciare con l'arte. Avendo oltre la formazione artistica del liceo, ho fatto anche l'università Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, dove ho fatto recitazione e scenografia. Quindi a livello proprio di struttura il libro non segue, diciamo, come farebbe il Manzoni, pagine e pagine solo di discorso. Io punto molto sul dialogo, punto molto sui personaggi, è proprio botta e risposta, per proprio come incide la mia istruzione. Un approccio molto più teatrale, proprio da copione, cioè botta e risposta dei personaggi. Non c'è un periodo di pagine e pagine e pagine, come farebbe il Manzoni, dico sempre io, 30 pagine per descrivere la pioggia che cade. Ecco, non sono quel tipo di scrittore, anche perché non mi ci trovo come tipo di scrittura. Preferisco una cosa molto più rapida che possa comunque interessare il lettore. Direi che allora potremmo lasciare ai lettori il giudizio su quale tipo di scrittore sei. Il Celestia Tales, esatto. Diciamolo giusto, Celestia Tales, il primo libro dell'arte, in attesa del secondo, che verosimilmente sarà il libro della guerra. No, sarà la gloria, la guerra sarà l'ultimo e ovviamente ci saranno i dovuti motivi.
Allora, di fronte a questo spoiler, quindi il primo libro dell'arte, il secondo è preparazione della gloria, esatto. Invitiamo tutti a cercare questo libro che comunque è possibile trovare in giro, a attendere magari la versione rivisitata, a attendere il secondo. Vi ringraziamo per la pazienza e per l'interesse, ringraziamo Andrea per essere stato qui con grazie. Noi e a tutti auguriamo una buona giornata.